Venite da noi, vi spiego come dovete fare, vi spiego cosa dovete fare, qual è la domanda, vi stiamo addirittura riempendo. Sì, stiamo cercando di metterla in strada proprio per cercare di creare qualcosa per voi. Grazie per le informazioni che hai dato. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Non so, vedremo, oggi abbiamo 13, auguri a tutte Lucia. Ovviamente non so se ci riusciamo a vedere fino a Natale, però penso che vi porto gli auguri del sindaco Antonio Peruzzo e tutta l'amministrazione di un buon Natale, di un sereno anno nuovo. Ci vedremo sicuramente durante i lavori che state facendo voi del presepe, no? Vittorio e Nicola sono già venuti al comune e ci hanno portato alcune foto per pubblicarle sul giornale che uscirà prima di Natale, quindi massima disponibilità anche per i lavori che voi fate. Grazie, grazie. Amica mia, che si è sbagliata.
Abbiamo due grossi personaggi, al bicarbonato, amici ascoltatori, Franco Franghi e Ciccio di Rossia. Ceccio, Ceccio, mi sto facendo sotto, dove sei stato Ceccio? Tu dove sei stato? Sei stato a pagare la multa? Ceccio, non sono stato a pagare la multa. Perché tu sai, a me mi piacciono le donne. E che c'entrano le donne con la sua morte? Ceccio, c'entra. Io la stavo pagando, stavo in fila, quando un signore mi ha detto, se voi non pagate la multa, vi mandano una mora a casa. C'è scommesse che io mi sposo a te. Bis, mia dolce bis, io voglio il bis e tu lo sai di che. Papà c'hai di bacio, ci baciamo, se ti stringi abbracciati così, per un'ora e tre quarti di anno, ad un tratto sparo a mezzo di mi scrive una lettera al mese e mi dice mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Yeah.
favore, non riesco a tentare, scusate, silenzio, grazie. O posto suo, lui non sa ci credere, non sa ci manco spiegare. Uomo che sta lì è curioso, lo parla tanto che sa mutare la faccia. Né ci canta, ma che l'ha già fatto. Eppure quello che è curioso, sta in coppa nascesa. Pure si sta messa a tre quarti e tutto guardato. Quando la lavata e palanzella, pure loro stanno tutti storti. E non lo dico male, ma mi pare, un cacciottiere, guardi attaccata a una catena, sta tutta arrangiata. Ladro,
A quanto tempo non sentivo fischiare un vapore? Quei, chi è Policinelli che sta correndo a bacio corto? Mamma mia, che emozione! Policinelli! Lo chiamo con tanta felicità. Ma questo non mi risponde, questo ce l'ha con me. Policinelli, ha ragione Don Eduardo. Tu sai che sì, tu sei per bene. E non vi dico poi dei cavalloni, si danno anche da kamikaze quando vanno a rifrangersi sugli scogli, l'ultima stella, pure si è allontanata a me, ma come? Ma che è stata sempre vicino a me, a mattina presto è stata, e che le stelle là, ma guarda questa, guarda, sta la pace, stella, che ne fatta? O solo non si vede ancora, nella sua completa maestosità. Ma questa antifra stamattina lo parca a questo con spuntare da parte. Ne mi avesse fatto veramente qualcosa di brutto e non lo saggio. Ma poi voi lo sapete, quando noi facciamo qualcosa sbagliato sul disciplinato, noi non lo sappiamo mai. E ci domandiamo, scusate, che abbiamo fatto? E ci rispondono, boh, e se non abbiamo fatto niente, se per esempio che abbiamo fatto qualcosa di brutto, che siamo passi, che siamo cattivi. Mamma mia, ci affacciamo alla finestra e si facciamo i fatti in questo. Ma, mamma mia, vaga a parte lì, vaga a fare una tazza di caffè. No, non è possibile. Ma pure la moglie, no? Ma pure la moglie ce l'ha con me. Si è cagnato pure essa, si è pittata la faccia d'azzurro. O scudetto, non riusciamo mai in istante. Ne, ma che sta succedendo? Ma pure un caffè ha cagnato un uomo, calore, aroma. Mamma mia, e tu chi sei? Uè papà, buongiorno, ha c'è un mutica. Ah, mo si spiega perché ho messo queste altre quarte, o male se non va asceso, a se la misteva la bascia. Sì, papà, non ti preoccupare, tutto a posto, sto con buono, sto facendo un po' di caffè. Tu hai riposato bene? Papà, oggi la bella mia adesso, e fammi resti, ah. Preparati che tiriamo il numero 3, a ripiglia a fare il tuo contenito! Un saluto da parte nostra di tutto il centro anziani di lavoro. A volte avvengono anche i bimbi capo. Certo. Hai detto notissimo. Io vorrei ringraziare il salotto Donizetti. Ma figurati. Perché ha portato al mio paese, sono casalnovese di adozione, ha portato al mio paese la cultura, la vera. Grazie. E quindi ti voglio ringraziare adesso, no? Grazie. A nome di tutti i cittadini. Grazie. Grazie. Nata volta, è stata attenta. Ma perché non sei contenta? Ma ha risposto là per là. Mutranne nata aumenta. Ogni figlio ce l'assegna, anzi sai che mi fa? Si facciamo 30 figli e andiamo meglio a campà. Si stanno in crisi questa crisi. Ne, chi da voglia? La colpa non è la nostra, la colpa è della società. Il governo te ne riepete. Io stavo in tutto quanto, i ministri, i sindacati, ci hanno fatto a capatano. Sacrifici la vita fa, la benzina costa troppo. E si può rimediare. Non certe a fine del mondo, bastano poche volontà. Ce lo amma avanti e chiama per a fatica. Si stanno in crisi, questa crisi. Ne, che ci posso fare? Mandano pari scarpe, ci potete più accattare. Quando viene a fine mese, faccio conto e non mi trovo. Tasse, luce, affitto di casa, voglio una scuola. E so, 20 anni già sposata che non ti ha mandato teatro. Non mi cosano vestite e due figli a raccampare. Pure il latte è aumentato e manca tutto ci può fare. Si stanno in crisi, questa crisi. Noi che ci potremmo fare? Chi te ne avanza la tiene e chi può più mangiare? Se eternamente stanno in crisi, ci sta poca pazzia. Io popolo, manca luce, io bagno si può fare. E muovo, popolo dice basta, che se non è libertà. Un referendum mamma fa. I sindacati, i politici, i ministri, a casa mamma, con dignità e senza pensione. Un mondo è fatto di silenzio, di rumori assordanti e di diversità. Il mio mondo è fatto di distanze,
incomprensioni e dissonanze. Il mio mondo è fatto di gente normale che vuole cercare, vuole scoprire e anche provare. Il mio mondo è fatto di lunghe distanze, stupide incomprensioni della serie dissonanze, ma il mio mondo è fatto pure di gente normale che sa ascoltare, che sa osservare e anche sentire. Un'esigenza di sconfinato amore.